Allora, vediamo adesso questi altri due punti. Che differenza c'è tra I0T periodale e I0T annuo? Allora, consideriamo il caso in cui T è uguale, ad esempio, a 3. Allora, I di 0,3 è uguale 5%. Che cos'è questo I di 0,3? È un tasso di interesse che si applica alle operazioni che durano 3 anni, quindi triennali, a partire dal tempo zero. Oh, che cosa vuol dire che questo I di 0,3, quindi questo tasso di interesse che si applica alle operazioni che durano 3 anni, a partire da 0, quindi da 0 a 3, che cosa vuol dire che è un tasso annuo? Ma lo possiamo rappresentare così. Io scrivo il tempo 0, 1, 2 e 3 in anni. Il fatto che I di 0,3 sia un tasso annuo significa che da 0 a 1, quindi il primo anno, ho il 5%, da 1 a 2 ho sempre il 5%, da 2 a 3 ho il 5%, cioè in pratica le operazioni capitalizzano interessi anno per anno al tasso del 5%. Da un punto di vista pratico, cosa si traduce? Si traduce, ad esempio, nel fatto che se voglio calcolare il montante unitario R di 0,3, devo fare 1 più questo tasso annuo elevato al tempo in anni, quindi elevato a 3. Cosa vuol dire invece I di 0,3, tra virgolette, periodale? In genere si usa questa espressione per dire che I0,3 è sempre il tasso di interesse che si applica alle operazioni che dura 3 anni, però non è un tasso annuo, ma è un tasso triennale, cioè nel senso che questo 5% non si applica anno per anno, ma si applica, diciamo, si spalma interamente sui 3 anni, cioè l'unità di tempo è il triennio. Se vogliamo rappresentarlo come prima, metto direttamente T03, quindi non metto 0123, e 5%, cioè questo 5% si applica direttamente da 0 a 3. Che cosa succede se io calcolo R di 0,3? Se calcolo R di 0,3, lo faccio semplicemente come 1 più il tasso. Cioè, questo tasso di 0,3 periodale in pratica si comporta come l'interesse unitario. Cioè, questo 5% è l'interesse su un'unità di capitale al tempo 0 relativamente ai 3 anni. Diciamo che quando l'interesse unitario dove lo rapporto all'unità di tempo, come unità di tempo prendo proprio il periodo 0,3, se volete il periodo XY, R di 0,3 diventa proprio come 1 più il tasso. Oppure, vediamolo in un altro modo, se io lo voglio vedere come 1 più il tasso elevato al tempo, se il tasso, ripeto, è triennale, il tempo lo devo vedere in trienni. Quindi 3 anni, quanti trienni sono? 1. 3 anni è fatto da un triennio, quindi è come se facessi 1 più il tasso elevato a 1. Allora, caso raro, se questo tasso fosse semestrale, se il tasso è semestrale, che succede? Vuol dire che si applica il 5% semestre per semestre, come se l'applicassi
come se applicasse il 5% ogni semestre. Che cosa cambia? Cambia ad esempio che se vado a calcolare R di 0,3, come posso fare? O mi trasformo il tasso semestrale in tasso annuo, oppure, e quindi faccio 1 più il tasso annuo elevato al 3, oppure faccio 1 più il tasso, che questa volta io lo prendo sempre da qui, però in questo caso sto considerando, diciamo, lo sto considerando come tasso semestrale elevato è un anno da quanti, 3 anni da quanti semestri è fatto? Da 6 semestri. Quindi diciamo verrebbe così. Questo quindi nel caso in cui I di 0,3 sia semestrale. Questo nel caso in cui 0,3 è periodale, questo diciamo nel caso in cui I di 0,3 si hanno. Allora, nella stragrande maggioranza dei casi, quando si scrivono i tassi di 0t, si intendono anni. Ok? Come si mettono in tabella questi tassi? Allora, se io ho i di 0,1 più uguale al 2%, le prime volte lo specifico sempre, anno, quindi vuol dire che da 0 a 1 vale il 2% sulle operazioni che durano un anno. I di 0,2 uguale per esempio 1,8% anno, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che sulle operazioni che durano 2 anni, anno per anno c'è l'1,8%. I di 0,3 uguale a 2,5% anno sempre. Quindi che cosa vuol dire? Che sulle operazioni a 3 anni, anno per anno vale il 2,5%. In tabella li posso mettere così, T0, 1, 2, 3, qui ci metto il 2%, 1,8%, 2,5%, e la colonna la chiamo I di 0t anno. Quindi vedete, in corrispondenza di t uguale a 1, questo lo leggo come I di 0,1. In corrispondenza di t uguale 2 lo leggo come I di 0,2 e così via. Adesso invece rispondiamo alla domanda come si ricavano gli I di 0st o gli IST dagli I di 0t e dai delta 0t. Allora, innanzitutto gli I di 0st che cosa sono? Sono i tassi atermici, cioè se ho tre epoche, 0, 2, 5, I di 0, 2, 5 che cos'è? È il tasso che si applica alle operazioni, quindi da 2 a 5, quindi operazioni triennali, ma questo tasso è stabilito al tempo 0, quindi questo 0 iniziale è solo il tasso, il tempo in cui è stabilito, in cui è pattuito questo tasso. Però poi il tasso è relativa alle operazioni da 2 a 5 anni. Noi considereremo questi tassi in genere annui. Quindi è il tasso relativo all'operazione da 2 a 5, ma è un tasso annuo, quindi è un tasso che va da 2 a 3, da 3 a 4, da 4 a 5. Adesso cosa vogliamo imparare? Vogliamo imparare a ricavarlo dai tassi a pronto, cioè da I di 0,2 e da I di 0,5, cioè se io ho I di 0,2 che è uguale al 2%, sempre annuo, e poi ho I di 0,5 che è uguale al 3% annuo, come posso ricavare I di 0,25? Allora, l'ipotesi di base è che il mercato sia in equilibrio, cioè e che quindi non dia opportunità di arbitraggio. Allora, sotto questa ipotesi vale la relazione che R di 0,5
è uguale a R di 0,2 per R di 0,25. Da questa relazione qui io mi posso ricavare che R di 0,25 è uguale a R di 0,5 fratto R di 0,2. E una volta che ho trovato R di 0,25, I di 0,25 lo posso trovare come R di 0,25 elevato a 1 fratto stempo. Questa era la formula inversa di come si trova I avendo R nel composto. Quando parliamo di tassi I di 0t, I di 0t, tassi a pronti, e I di 0st, I di 0,25 tassi a termine, si ragiona con le formule del composto. Quindi il tempo, la durata dell'operazione da 2 a 5 è 5 meno 2, tutto meno 1. Diciamo, questi sono i tre passaggi. Allora, anzi, i passaggi, sì, sono tre perché mi ricavo prima le R, poi sulla base di questa relazione mi ricavo R025 e da R025 mi ricavo I025. Ovviamente potrei, diciamo, fare anche tutto insieme, però poi lo vediamo. Questa relazione. Allora, come mi ricavo le R? R05 ed R02 in questi tassi. Allora, R di 02 l'abbiamo visto prima. Lo ricavo come 1 più di 02 elevato a 2. R di 05 lo ricavo come 1 più I di 0,5 elevato a 5. Con queste due R ricavate dalle I, siccome vale questa relazione, cioè che R0,5 uguale R0,2 per R0,25, quindi mi posso trovare R di 0,25 con questa formula inversa. Quindi R di 0,25 è uguale a R di 0,5 fratto R di 0,2. Con R di 0,25 a questo punto mi posso ricavare I di 0,25 come R di 0,25 elevato a 1 fratto 5 meno 2 meno 1. Oh, dividiamo questa lezione in due parti, e questa è la fine della prima parte.